tudo preparado, nem troquei a mão. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa carta. Me liga mais tarde, pedalada, quero curtir com você na madrugada. Dança, rolar, até o sol raiar. Me liga mais tarde, pedalada, quero curtir com você na madrugada. Dança, rolar, que hoje vai rolar o Siamo all'anfiteatro di Castellaneta in occasione della finalissima del concorso Mister Ionica, organizzata e presentata da Giuseppe Stigliano, noto conduttore di Telesud, e dalla collaboratrice Rosa Colavito. Siamo qui in loro presenza, vogliamo subito domandare a Giuseppe a quale edizione siamo arrivati. Buonasera intanto alla vostra emittente, siamo alla primissima edizione. Il concorso è nato nel mese di aprile dalla mano mia e di Rosa Colavito. Ha previsto l'elezione di una Miss per ogni paese della fascia ionica, quindi abbiamo avuto una Miss per Massafra, una per Palagianello, una per Palagiano e poi altre tappe intermedie. Stasera appunto la finalissima con le 19 concorrenti che sono arrivate in finale. Ho capito, e a Rosa vogliamo domandare quale sarà il programma della serata? Allora, sono previste tre uscite, di cui una casual, l'altra in costume da bagno e poi anche un'altra uscita di un quadro elegante che abbiamo previsto di un noto atelier di Massafra. E altri eventi musicali o...? Sì, oltre alle sfilate di moda ci sono anche degli intermezzi fatti di musica e di ballo. E della scuola Etoile di Massafra, che ricordiamo che è stata poi la coreografia degli spettacoli è stata fatta dalla proprietaria della scuola, Angela Pugliafito. Chi altro collabora a questo progetto? Allora, io voglio ringraziare di cuore la coreografa ufficiale di Mister Ionica, che è Angela Pugliafito, che è la direttrice artistica del Centro Studi Danza Etoile, che ha preparato non solo tutte le uscite, tutte le coreografie delle Miss, ma c'è stata proprio accanto e quindi è stata una presenza fondamentale per questo concorso. Poi ancora il fotografo ufficiale Saverio Putignano, che ci segue ormai da 4 anni e senza di lui non sapremmo cosa fare. E poi la nostra emittente ovviamente Telesud, che ha seguito tutte le varie tappe dei nostri concorsi. Ionica, prima edizione 2012. Un evento organizzato e diretto dalla Giuseppe Stigliano Management in collaborazione con Rosa Colavito, Venera Greco e con le coreografie di Angela Pugliafito. Dunque, serata di elezione dopo ben 6 tappe che abbiamo fatto in giro per la nostra provincia ionica. Stasera sapremo chi tra le 18 ragazze in gara sarà la vincitrice di Mister Ionica, che per un anno intero rappresenterà appunto la fascia ionica della nostra provincia. Le ragazze si sfideranno in 3 uscite, 2 delle quali con votazione, quindi attenzione giuria. Non solo moda... Ci vuole annunciare gli ospiti della serata? Sì, intanto serata non solo di moda ma anche di spettacolo con esibizioni di canto e di ballo. Tra questi abbiamo i vincitori del premio Delfino Danza 2012, Mirko Lanzilotti e Coslinda Matarrese, direttamente da Carovigno, in quanto la nostra associazione, la nostra agenzia collabora con la Delfino Production di Carovigno, da dove sono uscite nella settimana scorsa 3 nostre modelle che parteciperanno di diritto alla finalissima di un importante concorso nazionale di moda che è Un Volto per Fotomodella. Abbiamo 3 Miss in concorso che parteciperanno alla finale nazionale. Ok, grazie. Sin embargo, perdí el norte y cuando quise parar ya todo se había dado la vuelta. Me escudé y me cargué de ti.
numero 1, Francesca Di Pierro, 14 anni. Francesca ha ottenuto il titolo di Miss Volto Nuovo, ama il calcio e vorrebbe entrare in finanza. Concorrente numero 2, Claudia Campanella, 17 anni. Claudia ha ottenuto il titolo di Miss Onda Blu Chiatona, ama la danza e vorrebbe divenire una fotomodella. Concorrente numero 3, Carmela Aloisio, 22 anni. Carmela ha ottenuto il titolo di ragazza immagine, ama la moda e vorrebbe però divenire una biologa. Concorrente numero 16, Antonella Sperti, 21 anni. Antonella ha ottenuto il titolo di Miss Moda Mare, ama la moda e vorrebbe divenire una showgirl. E passiamo alla concorrente numero 17, Cosmeri Santoro, 19 anni. Cosmeri ha ottenuto il titolo di Miss Jamao 2012, ama lo spettacolo e sogna di divenire una fotomodella. Concorrente numero 18, Annalisa Convertino, 16 anni. Annalisa ha ottenuto il titolo di Miss Massafra 2012, ama la moda e vorrebbe divenire una modella. E conclude la concorrente numero 19, Cristina Danza, 18 anni. Cristina ha ottenuto il titolo di Miss Eleganza per Palagianello, ama la moda e vorrebbe entrare nel mondo dello spettacolo. Passerella di congedo per tutte le nostre Miss. Un applauso ovviamente. Venera Greco. Anche quello che abbiamo visto nella presentazione iniziale ed un altro che vedremo più tardi sono opera di una delle nostre giurate che è divenuta ormai fondamentale per il nostro cast. Un applauso alla collezione di Maria Pia Eramo. Ricordo che Maria Pia più tardi salirà sul palco perché ha previsto una sorpresa per una delle nostre Miss. Facciamo un'altra passerella, Venera? Dai, Venera Greco! You still take me by surprise. I just know we can't be over.
ragazza davanti al golfo di Sorrento. Con un abbraccio un ragazzo che aveva pianto, si schiarisce la voce e ricomincia il canto. E non so voi, dietro alle quinte cantavano tutti.